Niente proroga, via i tavolini da Corso Mazzini, o meglio nel tratto all'ombra delle 13 cannelle, il monumento protetto dalla soprintendenza che rischia di essere oscurato da gazebo e tavoli. Come previsto dunque dall'ordinamento, gli operatori hanno liberato gli spazi. I tavolini per un caffè en plein air potranno tornare solo il 15 aprile. Mi sembra che l'amministrazione non abbia preso in considerazione le cose e quindi le nostre richieste. Io a settembre ho fatto una richiesta di proroga, una richiesta di incontro, ma non c'è stato possibile, diciamo così, parlarne, e speriamo per il prossimo anno che si riprenda in discussione un po' tutto. Dobbiamo capire se vogliamo essere una città turistica accogliente oppure no, perché se vogliamo essere una città turistica e accogliente, allora i tavolini sono indispensabili e quindi una struttura o un tavolino dove si può stare tutto l'anno, anche nel periodo invernale, come succede in tutto il mondo, e quindi una struttura che sia adeguata. Abbiamo tolto tutto, visto che non è cambiato nulla. Speriamo, è un appello che faccio, che mettano le mani su questa cosa, che un altro anno non ci troviamo nella stessa situazione, perché noi fino all'altro ieri abbiamo lavorato tantissimo con l'esterno, le navi al porto, per cui per noi è veramente un danno enorme. Speriamo che almeno, visto che adesso ci sono i tempi, se per quest'altro anno riusciamo a fare qualcosa di meglio, ecco. Qui tavolini anche d'inverno. Tavolini anche d'inverno, ma sai, a volte a gennaio può arrivare il freddo, ma a volte arriva dicembre, per cui per noi sono una vetrina importantissima, perché comunque sono un tirar dentro i clienti, perché comunque si vede che c'è un bar, che c'è un'attività, così effettivamente sembra quasi di essere chiusi.